Buonasera e ben ritrovati con Prometeo, lo spettacolo della scienza in TV. Anche oggi per noi tantissime notizie da commentare insieme. Parleremo di OGM, organismi geneticamente modificati. Tratteremo questo argomento dal punto di vista scientifico, cercando di capire insieme quali sono i vantaggi e anche gli svantaggi. Parleremo anche di clima, cambiamento climatico. Anzi, iniziamo proprio da questo, con una notizia che è stata pubblicata sul The Weather Channel americano. Parla della siccità in California, una delle peggiori siccità che ha colpito questa regione nell'ultimo secolo, e gli scienziati parlano di 42 milioni 620 mila miliardi di litri d'acqua per rifornire i due bacini fluviali della California e contribuire a invertire la siccità dello Stato. Quindi una situazione davvero difficile, situazione difficile anche da un'altra parte del nostro pianeta. Andiamo su Science per un articolo che parla dell'Artico. L'Arctic Report Card dice che è una regione in netta difficoltà perché il continuo riscaldamento della regione artica potrebbe avere un impatto drammatico non solo sugli ecosistemi, ma anche sui pesci della regione. Ricordiamo che l'Artico è una delle regioni che subisce maggiormente il cambiamento climatico, con un aumento della temperatura che è da 2 a 3 volte superiore rispetto alle altre zone del pianeta, e non solo, anche una diminuzione della calotta artica del 13% nell'ultimo decennio. Questo per quanto riguarda l'estensione, quella estiva, quindi il minimo artico. Continueremo a parlare di questo. Adesso approfondiamo quanto i robot ci possono aiutare nella conoscenza di questi ecosistemi così lontani. Guardiamo al servizio. Attraverso l'occhio di un robot sottomarino si è potuto esaminare la vita in una delle parti più inaccessibili del nostro pianeta, i mari sotto i ghiacci polari. Durante 4 immersioni artiche, il sommergibile Nereid ha catturato immagini di alghe brune che crescono sul fondo del ghiaccio marino, mentre giganti crostacei e sciami di plancton vi nuotano attorno. È stata la prima volta che abbiamo potuto documentare una tale abbondanza di vita sotto il ghiaccio, ha detto Antje Boezio, biologo marino e responsabile scientifico della spedizione. Costruito dal Woods Hole Oceanographic Institution, il robot sottomarino è costato circa 3 milioni di dollari. Per la realizzazione, gli scienziati si sono basati sul design del precedente robot Nereus, che nel 2009 si è tuffato nella fossa delle Marianne, il punto più profondo del nostro pianeta. Come Nereus, il nuovo robot Nereid è collegato ad una nave appoggio tramite un cavo in fibra ottica. Attraverso questa connessione, i ricercatori possono inviare comandi al veicolo, ricevere video e altri dati. Poiché il cavo è incline alla rottura, il sommergibile è programmato per seguire istruzioni preimpostate quando si perde la comunicazione. In futuro è in programma l'esplorazione degli abissi marini fino a una distanza di 20 km dalla nave d'appoggio, anche in Antartide. Continuiamo a occuparci dell'Artico, lo facciamo con il nostro meteorologo Matteo Zanetti. Colleghiamoci con lui perché abbiamo ancora dei dati da analizzare, da comprendere insieme a Matteo, sempre dati che arrivano dalla NASA. Buonasera Serena e buonasera a tutti. Esatto, partendo dal presupposto che il ghiaccio per caratteristiche fisiche tende a riflettere molta dell'energia solare in arrivo sul nostro pianeta e invece l'acqua tende ad assorbirne, la NASA ha rilevato che negli ultimi 14 anni la radiazione solare, l'assorbimento è aumentato sulla regione polare, e questo cartello ce lo mostra molto bene. Guardate in rosso dove l'assorbimento è aumentato praticamente su tutto il polo nord. Quindi questo cosa significa? Che probabilmente il ghiaccio è molto sottile, oppure durante la stagione estiva manca del tutto, quindi maggiore assorbimento, maggiore energia assorbita, maggior calore per la regione polare, ma anche per tutto il pianeta. Continuiamo con gli approfondimenti di oggi parlando di OGM, organismi geneticamente modificati. Una notizia pubblicata su repubblica.it, sezione ambiente, parla di scienziati che dicono: non fermate la ricerca, aiutiamo le piante a sopravvivere. Questo a seguito della decisione dell'Unione Europea che ha dato il via libera di scelta agli stati membri. Approfondiamo questa notizia, cerchiamo di capire tutti i dettagli con il nostro ospite presente in studio, Federico Baglioni. Tu sei un divulgatore scientifico,
biotecnologico, nonché coordinatore di Italia Unita per la Scienza. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, ti abbiamo chiamato perché tu sei particolarmente preparato in questo settore. Le notizie che arrivano dall'Unione Europea sono un pochettino da comprendere. In pratica, questo trilogo composto da Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo ha deciso di dare ad ogni paese della Comunità Europea la possibilità di vietare o no la coltivazione OGM. Insomma, a partire da gennaio prossimo di questo tema si parlerà tantissimo, occorre comprenderlo un pochettino meglio. Certo, ma allora diciamo una cosa, io non sono un legislatore per cui cerco di non entrare proprio nel dettaglio, vedo però diciamo alcune perplessità a livello proprio scientifico banalmente. La prima innanzitutto è che da almeno 10 anni la ricerca in campo per esempio delle università pubbliche sugli OGM è totalmente bloccata, quindi ci sono tanti prodotti anche delle università pubbliche che non vedranno probabilmente mai la luce, magari decenni di ricerca. Secondo punto che vedo è che il fatto di vietare, appunto, vietare la commercializzazione, l'utilizzo di OGM in Italia, vuol dire anche impedire a quelle persone, a quegli agricoltori che vogliono effettivamente coltivare OGM, glielo impediscono praticamente. E poi soprattutto un terzo fatto, cioè che noi ogni anno importiamo circa 4 milioni di tonnellate di soia transgenica. Questo per dare da mangiare ai nostri animali che poi producono anche dei prodotti che consideriamo tipici. Cioè, vedo proprio delle contraddizioni, diciamo, da questo punto di vista. Esatto, in effetti questo è un argomento molto controverso. Tu parli di divieto, in realtà l'Unione Europea sta dando la possibilità, arriverà la conferma a gennaio, perché ancora diciamo che la plenaria non è stata fatta, però si sta aspettando questa conferma a un decreto che darà la libertà di scelta. Quindi certo. Ogni Stato, per esempio l'Italia, avrà l'opportunità di decidere che cosa fare dei propri prodotti OGM, della ricerca OGM soprattutto. Certo. L'Italia in questo momento, insomma, dalle tue parole è apparso già abbastanza chiaro, però com'è che si pone di fronte a questo problema? Diciamo che guardando al passato e al presente vedo che da circa almeno 10 anni, nonostante si siano susseguiti vari ministri dell'agricoltura, la posizione è sempre stata praticamente contraria, e quando c'era una minima apertura dal punto di vista del ministro dell'agricoltura era contrario magari il ministro dell'ambiente, quindi c'è sempre stata una linea abbastanza chiara. Io ho aperto l'approfondimento con te, Federico, proprio con questo articolo. Mi è sembrato molto interessante, io lo consiglio la lettura, perché chiarifica un pochettino anche quella che è la posizione dei ricercatori riguardo a questo argomento così controverso degli organismi geneticamente modificati. Vi leggo semplicemente l'inizio. Pomodori che crescono anche se l'acqua è scarsa, mele che resistono alla tacchiolatura, che macchia le foglie e fa marcire i frutti. Ancora pomodori come il San Marzano, che tra l'altro conosciamo tutti, da anni sotto attacco di un virus che ha dovuto emigrare dalla Campania alla Puglia per cercare con scarsissimi risultati di sopravvivere. Avrebbe potuto essere salvato questo pomodoro San Marzano con un intervento di biotecnologia. Nulla da fare, la ricerca è stata bloccata. All'interno di questo articolo non si parla solo di San Marzano, ma anche di altri prodotti che sembrava potessero migliorare, però in realtà poi nulla è stato fatto. Gli stati esteri, tipo Cina e Stati Uniti, sono sempre interessati agli studi, certo, che vengono fatti in Italia, anche in questo campo. In Italia invece nulla. Esatto, sì, abbiamo proprio questo problema che si considera l'OGM come qualcosa di inadatto alla nostra agricoltura, mentre invece ci sono ricercatori e ricercatori che hanno studiato delle piante locali, quindi di interesse locale, adatte alla nostra agricoltura in particolar modo, per cercare di difenderle, e noi rischiamo di perderle. Dacci la definizione di OGM. Allora, è praticamente un qualsiasi organismo non umano che è il cui DNA è stato modificato con tecniche di ingegneria genetica. Okay. Praticamente è una specie di taglia e cuci del DNA in modo da poter inserire, modificare o togliere una piccola porzione di DNA di interesse per migliorare una coltura, per esempio, per far fronte a un problema dell'agricoltura, come può essere l'infestazione di un insetto, di un insetto, la presenza di erbacce e via discorrendo. Ecco, Federico, sta di fatto che comunque si parla di questa normativa che probabilmente porterà al blocco ulteriore della ricerca nei confronti degli OGM, in settore OGM, si parla di divieti che potranno essere presentati all'Unione Europea per fermare, per l'appunto, la ricerca, ragioni socio-economiche.
di natura politico-agricola, di interesse pubblico, di uso dei suoli, di pianificazione urbana e territoriale, per evitare anche la contaminazione di altri prodotti o anche per ragioni di politica ambientale. Questo per chiederti, insomma, c'è tutto questo movimento contro gli OGM, qualcosa che non va, qualche svantaggio ci sarà? Allora, diciamo una cosa, bisogna separare l'aspetto scientifico da tutti gli altri, secondo me, perché generalmente si fa fatica a comprendere l'aspetto scientifico. Se non si ha ben chiaro che cos'è un OGM, e facilmente poi dopo si uniscono vari aspetti. Cioè, l'OGM noi pensiamo, siamo portati a pensare al classico pomodoro grande, bello, che non sa di nulla. Non c'entra nulla con gli OGM, perché un OGM può essere invece una pianta assolutamente uguale a quella convenzionale, come abbiamo qua in studio, che però resiste a un insetto, i due mais, per esempio. Allora, questa qui è convenzionale, all'interno c'è un fungo. Che sì, è cresciuto un fungo che produce una sostanza che è dannosa per noi. E infatti cosa succede? Che noi in Italia circa il 60% della produzione di mais italiana noi la buttiamo. Che cosa facciamo? Importiamo un OGM che resiste a questo insetto, all'insetto, che quindi non crescono più i funghi e non viene più prodotta questa sostanza, e quindi noi importiamo un prodotto che è migliore, portiamo dall'estero, che è un prodotto chiaramente tecnologico, è un prodotto OGM, è ben facile anche che sia stato costruito in parte da ricercatori italiani, e ne facciamo uso a piene mani, per quello che spesso si dice, non so, gli OGM non vanno bene per la nostra agricoltura perché noi puntiamo alla qualità e non alla quantità. È un tipico slogan che viene utilizzato. In questo caso la qualità è molto più dell'OGM, che non produce queste sostanze tossiche, piuttosto che il nostro mais, che purtroppo dobbiamo buttare. Allora, mi sembra di capire che, come tante volte, occorre approfondire innanzitutto dal punto di vista scientifico di che cosa stiamo parlando, quindi che cosa sono gli OGM, e poi cercare di promuovere le applicazioni, quelle giuste, quelle che certo portano dei vantaggi, ovviamente sempre con gli occhi aperti nel caso in cui ci fossero anche degli svantaggi, però insomma la ricerca di solito va anche in questa direzione, cioè nel certo capire quali potrebbero soprattutto essere. Soprattutto è importante considerare che ogni OGM è un caso a sé, è come se si parlasse di funghi, fanno bene o fanno male, dipende, perché di fatto si definisce OGM semplicemente per l'utilizzo di una tecnica, ok? Fra l'altro il termine OGM, organismo geneticamente modificato, è un po' confusionario, perché in realtà tutte le piante coltivate sono state modificate al loro DNA, quindi è un po' insomma così. Federico, i nostri secondi sono giunti al termine, però dato che l'anno prossimo se ne parlerà tantissimo, io ti rinnoverò l'invito, così verrai qua e continueremo a parlare, magari anche facendo qualche esempio pratico riguardo a questo argomento. Grazie ancora, alla prossima. Grazie, alla prossima. Adesso per noi qualche minuto di pubblicità. Ci rivediamo fra poco, state con noi. Ormai manca poco all'inizio delle vacanze natalizie, ci sono molti posti insoliti e poco conosciuti all'interno del nostro territorio, e si possono trovare grazie a Find Your Italy, così ha fatto il nostro Riccardo Savie Guzmano. Guardate che avventura è riuscita a passare. Nuovi occhi per guardare il mondo, passi lenti per godersi il paesaggio, anima pronta ad accogliere il nuovo. Requisiti necessari per trasformare ogni viaggio in una scoperta. Lo sanno bene gli inventori di Find Your Italy, un servizio unico per riscoprire non solo località fuori dai classici circuiti turistici, ma di conoscere e riconoscere i valori di un'Italia che rischia di scomparire. Itinerari inediti che profumano di tradizione e cultura, di passato e di famiglia, guidati dai buddy, operatori turistici e blogger innamorati del loro paese e del loro territorio. Abbiamo provato per voi una delle tante esperienze che è possibile prenotare sul loro sito internet. Siamo andati nell'Oltrepò Pavese e abbiamo vissuto un'esperienza incredibile. Iniziamo il viaggio, andiamo a caccia di tartufi con Alfonso e Lila. È un'esperienza che proponiamo sia nel periodo estivo, perché c'è la caccia al tartufo estivo appunto, sia in questo periodo caccia al tartufo autunnale. Seguiamo il nostro Alfonso con la sua cagnolina Lila. È un'esperienza per persone abituate alla natura, vestitevi male perché ci si sporca, ed è per un gruppo ridotto di persone, 2-4 persone al massimo, perché comunque lo si fa nel rispetto dell'ambiente, in silenzio, con molta tranquillità. È un'esperienza da godere con lentezza. E allora godiamocela con lentezza e andiamo.
Continuiamo il nostro itinerario. A Varzi scopriamo un universo dove imprenditoria femminile, famiglia e buona cucina si fondono per offrire al turista, anzi al viaggiatore, un soggiorno indimenticabile. Tre generazioni di donne unite, il desiderio comune di valorizzare il proprio territorio e la propria storia con semplicità, passione e coraggio. Siamo arrivati a Varzi, siamo nel paese del salame e siamo con la signora Angelmina. Cosa ci insegnerai oggi? Oggi vi insegno a fare il pane. Bene. Prima lo impastiamo, lo lasciamo lievitare, dopodiché lo cuociamo in forno a legna. Quindi siamo pronti per mettere le mani in pasta? Ok. Ok, via. Partenza, via. Allora, farina, sale, sciogliamo il lievito in acqua tiepida e impastiamo. Noi abbiamo sempre mangiato cose di casa, ecco, non è che compravamo pane sempre fatto in casa. Facciamo una prima lievitazione. Il momento perfetto. Concludiamo il percorso sulle colline di Montello di Codevilla. Incontriamo Mario Maffi, enologo espertissimo e guida carismatica lungo le cantine storiche dell'azienda. Le persone che arrivano qui in azienda cerco di far vedere un po' tutto ciò che è la filiera di produzione, a partire ovviamente dall'aspetto storico per arrivare al vigneto con tutte le sue sfumature, le tipologie di uve presenti. E direi inoltre è una delle due aziende storiche che hanno avuto una continuità dall'inizio dell'Ottocento fino ad oggi, sostanzialmente. Ultima tappa, il caratteristico infernotte, un ambiente dell'antico monastero utilizzato nei secoli scorsi come ghiacciaia e oggi luogo destinato alla conservazione della riserva privata della famiglia. In Italia ne esistono solo due. Questa ghiacciaia che era collegata al monastero ed era come struttura simbolo dei monasteri e tutte dell'epoca barocca, è ottagonale a richiamare un discorso preciso che è per la Chiesa Cattolica il simbolo dell'infinito. Una bellissima avventura direi, grazie a Riccardo, anzi colleghiamoci subito con lui perché come sempre ha da darci dei consigli web davvero interessanti. Ciao Serena, continuiamo a viaggiare insieme e lo facciamo utilizzando un nuovo strumento, si chiama Wanderio.com, colleghiamoci al nostro PC. Questo è il sito, ci permette di raggiungere qualunque destinazione internazionale e nazionale confrontando voli, treni, bus e taxi e tutti i mezzi che sono presenti nella città in cui vogliamo andare. Poniamo l'esempio di partire da Milano e voler andare nella nostra soleggiatissima Napoli. Partiamo il 21 dicembre, clicchiamo su Cerca. Automaticamente il sito ci darà tutta una serie di opzioni per poter viaggiare in totale sicurezza e con tanti mezzi alternativi. Quindi, ad esempio, qui troviamo il treno, 4 ore e 31 per prendere il treno, ci dà in questo caso il prezzo. Ma possiamo anche partire con l'aereo, quindi ci darà il prezzo dell'autobus che da Milano ci porta in aeroporto e che dall'aeroporto di Napoli ci riporta in città e così via. Provate anche a casa, fatelo con qualunque destinazione, sia nazionale che internazionale. Quindi è uno strumento utilissimo ed è una storia di startup tutta italiana. Ricordiamo il sito wanderio.com. Per il Focus Web di oggi è tutto, io ti ringrazio, ti ripasso la linea, saluto i nostri telespettatori e che la scienza sia con voi. Grazie Riccardo, ci vediamo alla prossima, al prossimo consiglio. Adesso invece andiamo sulla nostra pagina Facebook, la pagina Prometeo, la trovate digitando sul search Prometeo Class Meteo e all'interno di questa pagina noi pubblichiamo quotidianamente le notizie che trattiamo in trasmissione e non solo, come questa che la redazione ha appena messo, una notizia davvero importante e anche molto bella, perché ogni anno la rivista Nature pubblica la top 10 dei migliori scienziati dell'anno 2014. In prima pagina c'è un italiano. Che bella soddisfazione, è Andrea Comazzo, è il padre di Rosetta Mission, ne abbiamo parlato tanto, la missione Rosetta è quella che ha portato il lander File sulla cometa, ancora File si trova lì e costantemente vi daremo gli aggiornamenti, comunque si pensa che entro aprile il lander riuscirà finalmente a risvegliarsi. Intanto però sono andata nella pagina di Scienze perché ha riportato la notizia di Nature, un italiano guida la top 10 dei migliori scienziati 2014, fra i 10 personaggi del mondo scientifico
scelti da Nature per essersi distinti quest'anno. Il primo della lista è Andrea Comazzo, l'italiano che ha guidato la missione Rosetta in un viaggio di oltre 6 miliardi di chilometri fino alla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, e per questo c'è sicuramente da essere felici. Adesso invece andiamo sulla pagina di Facebook, però questa volta la pagina Classmeteo. È la pagina che noi della redazione seguiamo costantemente con le notizie che riguardano le previsioni del tempo, non solo. Tutto ciò che accade dal punto di vista meteorologico nel mondo, per esempio, qua siamo in Giappone, brutta notizia perché purtroppo è salito a 3 il bilancio delle vittime della violenta tempesta di neve che ha colpito le aree del nord e occidentali del paese. Andiamo a vedere il video perché le immagini sono davvero impressionanti. Potete vedere accumuli di neve che in alcune zone hanno addirittura raggiunto i 70 centimetri. Non pochi i disagi ovviamente al traffico, come potete vedere, a causa della neve e del ghiaccio, delle temperature rigide. Ovviamente gli spostamenti sono risultati difficili e non solo, una delle vittime è mancata proprio a causa dell'ingente quantitativo di neve che sopra i tetti ha fatto crollare l'abitazione. Guardate la situazione anche al confronto dell'altezza di un uomo, quanti accumuli di neve si sono ritrovati in questa zona. Trovate il materiale all'interno della nostra pagina di Facebook, si chiama Classmeteo, ci trovate sempre lì. Se avete bisogno di informazioni in più ce lo potete anche chiedere. Adesso, a proposito di informazioni, un po' di meteorologia, perché dobbiamo cercare di capire insieme quella che sarà l'evoluzione del tempo nella giornata di domani. Ancora ci aspetta stabilità, ma colleghiamoci con Matteo Zanetti per avere tutti i dettagli da nord a sud. A te, Matteo. Stabilità, ma con qualche insidia. Prima fra tutte l'insidia della nebbia che tornerà in pianura padana. C'è stata anche questa mattina, soprattutto sui settori centro-orientali. Questa è l'animazione satellitare delle ultime 12 ore con l'alta pressione che regna padrona sull'Europa sud-occidentale e anche sul nostro paese, con qualche disturbo proprio in mattinata sul basso Tirreno. Ma adesso andiamo nel dettaglio della previsione per la giornata di domani. Quindi l'ho già preannunciato, le nebbie che ancora una volta interesseranno la pianura padana e che poi potrebbero perdurare anche durante le ore centrali sotto forma di nubi basse. Nubi basse anche sulla Liguria, che qui però potrebbero dar luogo a delle precipitazioni, specie sui settori di Levante. Tanto sole invece al centro, con qualche foschia nelle valli più interne, specie della Toscana. Nubi alternate al sole al sud Italia e sulla Sardegna, ma qui senza il rischio di fenomeni. Andiamo a vedere il vento, che in generale sarà debole, al più moderato, con qualche rinforzo maggiore sul canale di Sardegna, proveniente da ovest-nord-ovest. Per quanto riguarda le temperature, resteranno ancora miti, quindi non ci sono molte novità. Questi sono i valori attesi domani mattina alle 5. Andiamo a vedere quindi i valori massimi, che saranno altrettanto miti. Guardate, fino a 16-18 gradi sulle coste del basso Tirreno, mentre in pianura padana saremo tra i 9 e in generale i 13 gradi. Perfetto, Matteo, ti ringrazio. Adesso invece diamo uno sguardo oltre, perché ormai è giovedì, domani è venerdì e poi c'è il weekend. Dunque occorre sapere qualcosina in più, soprattutto per coloro che magari ancora devono fare dei regali natalizi e quindi andare in giro per città, o per i più fortunati che magari faranno una gita fuori porta. Ecco, direi che potranno farlo tranquillamente perché non sono previste precipitazioni. La novità più importante è un calo termico che raggiungerà la nostra penisola entro la giornata di lunedì. Andiamo a vedere questa mappa molto generale con tutto il continente europeo. Guardate questo vortice perturbato che scenderà dalla Scandinavia, si posizionerà sull'Europa orientale e sfiorerà il nostro paese. Come detto, gli effetti saranno pochi, solo qualche rovescio sull'Adriatico, mentre l'alta pressione rimarrà, guardate, gonfiata e ingombrante sulle Europa occidentale. Per quanto riguarda le temperature, vedete proprio il movimento dell'aria fredda che dall'Europa centrale si porterà verso quella orientale, con obiettivo i Balcani, la Russia, vedete, e l'Ucraina, mentre il nostro paese verrà coinvolto solo per quanto riguarda le regioni adriatiche. Due parole veloci sul Natale: alta pressione, quindi ancora tempo stabile e nebbia al nord Italia.
Gianluca, Carlo e Umberto, grazie per le vostre foto, sono davvero bellissime, valeva la pena di condividerle insieme in trasmissione, noi aspettiamo tutti voi col vostro materiale. Foto e video meteorologico, condividetelo sulle nostre pagine di Facebook, la pagina Prometeo, ve la ricordo, si chiama Prometeo Clasmeteo sul search, noi vi aspettiamo, oppure la pagina Clasmeteo, se magari andate a visitarla per vedere le previsioni del tempo, nel frattempo scattate una foto con il tempo a casa vostra, ci aiutate in questo modo a rimanere anche costantemente aggiornati con quella che è la situazione in Italia. So che Matteo è ancora in redazione, quindi mi sente, domani con lui faremo anche una proiezione per il Natale con qualche informazione in più, cercando di capire quella che sarà la tendenza meteorologica. Vi invito a visitare il nostro sito internet clasmeteo.it perché all'interno ci sono tutti gli articoli di previsione nel dettaglio e anche gli approfondimenti su clima, ambiente ed energia. Torniamo a visitare la nostra pagina Prometeo, visto che dalla regia mi dicono che mancano ancora alcuni secondi. Noi è qui che vi aspettiamo. All'interno trovate tutte le notizie che riguardano proprio quello che sviluppiamo durante la trasmissione Prometeo con i nostri ospiti. E dunque qui avete la possibilità di scriverci domande e opinioni qualora ne abbiate. Le vostre domande le faremo direttamente anche agli ospiti. Siamo in diretta, quindi possiamo approfittare di questo tempismo. E poi tante altre notizie, tra cui anche le meravigliose foto che Samantha Cristoforetti sta spedendo dalla Stazione Spaziale Internazionale. Per chi non è amante dei social, io vi invito a scriverci una mail all'indirizzo meteo@class.it. Ci potete scrivere anche qui dubbi ed opinioni, anche suggerimenti se le avete. Invece il nostro canale YouTube si chiama Class Meteo, all'interno trovate i servizi di approfondimento, anche i consigli app della nostra Ilaria Cesanelli e anche di Riccardo Guzmano, e non solo. Le puntate intere le carichiamo con solo qualche giorno di ritardo, però poi arrivano tutte. Domani argomento molto importante, parleremo di protezione civile e volontariato e anche di autoprotezione civile. Come conoscere bene il nostro territorio per difendersi da alluvioni, frane, smottamenti e anche il rischio terremoto, lo scopriremo insieme con gli esperti dell'ANPAS, l'Associazione Nazionale per la Pubblica Assistenza. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, ci rivediamo domani. Il nostro appuntamento con la scienza è come sempre alle 17, qui con noi su Class TV. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo domani. Buona serata e buon proseguimento.